Ciao di Gucci e ben ritrovati dal vostro AndreNicro91 su Pokémon Light Platinum. Dunque, il Let's Play è ricominciato perfettamente, quindi direi che si può continuare subito a giocare. E dallo scorso episodio praticamente sto registrando quasi in contemporanea, quindi insomma sono un pochino stanco. Comunque sia, è tardi, ma vabbè, cose a parte. Dunque, mi piace mangiare... Ah, mi piace portare snack con me nella mia camminata giornaliera. Mi dà sempre un sacco di energia. Prendi questo dal tuo Pokémon. Degli avanzi. Beh, gli avanzi insomma sono abbastanza buoni. Cioè, per... ci siamo capiti, no? Allora, abbiamo un Weasel. Ma io direi che potrei allenarmi un pochino su quest'area. Anche perché sinceramente mi servirebbe un pochino di allenamento. Però cacchio, solo Pokémon che non mi sono utili per l'allenamento. Cioè, tutti quanti Pokémon d'acqua non è che mi siano di grande aiuto. Però niente non è. E allora abbiamo già degli allenatori. Finalmente un allenatore con cui combattere. Oh, ok. Abbiamo dei Pokémon. Oh, quelle Otter qui sono un buon allenamento. Qualunque cosa mi manda credo non sia un problema. E infatti. Allora, prima di andare avanti prendo questa e combatto contro questo qui. E veramente questo qua non è un allenatore. Pensavo che la strada veramente fosse questa qua sotto, invece è qua sopra la strada. Ho visto degli alberi di Buckley per caso, se non sbaglio. Vabbè, chi manda? Spinarak. Vuoi cambiare Pokémon? No, se ho un Metapod so chi mandare io. Sì, cambia. Assolutamente. Devo farlo combattere sto piccoletto se vuole evolversi in Pikachu. Non si evolverà mai. Scorupi. Scorupi è cattivo. Proprio di lanciafiamme gli ci vado. Ha visto un Ladybug, Leftovers. Ma è quello di prima. Lo stesso di prima. Finalmente un'allenatrice carina con cui combattere. Carina, insomma, non è che sia tanto bello, però insomma scambiarmi con una femmina mo, e poi carino, insomma. Stiamo attenti con le parole che mi offendo, eh. Ok, mi piacciono i Pokémon carini, ok. Ha delle bacche deliziose da prendere, e prendile allora. Stai aspettando il mio consenso? Ah, c'è la spiaggia qui. Wow, aspetta, bandiere? Sono davvero delle bandiere quelle? Stavo camminando per questa strada e vedo sempre Pokémon carini. Allora, qui c'è una barriera invisibile che mi impedisce di proseguire il cammino. Abbiamo altri Psyduck. Mamma mia, che palle. Ma guarda, guarda, guarda che ti faccio. 1, 2, 3, hoppala! Magnifico, cioè dovremmo... Ah, voi ci posso... Cioè, qui è bloccato, qui no? Oddio, voglio dire, non è che serva a qualcosa ai fini del gioco andare lì, ma... Ah, puoi dirmi che qui ci serve un Pokémon con Surf? No, si prende la nave, ma perché queste bandiere? Bello. Non hanno uno scopo, ma ci stanno bene. Ok, questa qua cammina per la spiaggia. Walking down the beach. Qui ci sono altre zone da esplorare. Una traversata attraverso la costa del lago. Ok, attraverso il lago... Costa 600, vuoi salire? Certo. Davvero? Tutto qui? Ok. Mi portava dall'altra parte con un'animazione impossibile. La nave si è mossa di lato, cioè... Nulla da ridire, per carità. Ah, che cosa ho fatto? Mi sono impazzito. Tutto qui? Ok, percorso 407, ma dai, non ci sarei arrivato. Questa è un'allenatrice? Alcuni Pokémon si evolvono, tipo Espion e Umbreon, ok. Praticamente mi dice che si evolvono a differenza del giorno o della notte. È notte, quindi in teoria dovrei far evolvere i miei Pokémon in Umbreon. Togetta Pokémon, gli mostri ne vado, ok. Brambotch Town? È molto pulita e non è inquinata. Bene.
Quindi suppongo che qui ci sia una palestra. È town e non city. Quindi essendo. Aspetta, ora sì, non mi ricordo in inglese com'era. Se era town o city. Ok, arriva Gold. Oh no, Red. Ah, cacchio, non si capisce niente. Ci incontra finalmente Tara. E voglio che combattiamo perché siamo molto forti. Pa, facciamolo. Let's do this round one. Rap. Allora, Crotal? Crepaci! Che sarà al 30. Ehi, Gyarados! Sì, lo so che si dice Gyarados, ma. Manda Lucario! Lucario è tipo acciaio anche. Wow. Uff. Madonna, che forza. Oh cavolo. È stata intensa, corta ma intensa. Suona malissimo. Ogni volta che ci incontriamo sono molto più impressionato del tuo talento per le battaglie Pokémon. Sembra che sei sempre avanti, un passo avanti a me, ma la prossima volta le cose saranno differenti. Sì, tipo quando porterai il tuo Pikachu a livello 80 e te lo schiafferò a terra come non mai. Cioè, insomma, come sempre. Questo è cosa è successo. Wow, magia dell'editing. Ok, questo qua pesca. Allora, dovrei prendere un biglietto aereo. Ma non ce l'ho. Quindi mi spieghi come faccio? Questo cos'è? Questo pesca, quest'altro mi dice la stessa cosa. Ma scusami, devo avere un biglietto per andare sull'aereo. La cosa bella è che questa allenatrice mi ha dato il condivido esperienza. Proprio 2 secondi fa l'ho preso. Adesso glielo do a Pichu. Potevo darglielo pure senza. Sì, insomma, ci siamo capiti. Ok, allora, switch, intendo. E andiamo avanti. Potevo allenarlo un pochetto di più, ma lascia fare, va bene anche così. Ecco qua, primo allenatore. Si chiama Lensi. Madannaggia, mi infu. Ehi, quanti colpi mi dà. Fatti calmo. No, che impara a protezione, che sto scemo. Manda Fluffy, cazzo, cambia Pokémon. Fermati qui. Fluffy è statico? Se. No, non c'era sta. Ah, sì, c'era. Non lo so, non l'ho visto bene. Ok, Gloom, mando Growlithe. Lanciafiamme proprio di più potenza. Drillbur. Ah no, vado con Growlithe ancora. Ok, Pichu 21. Purtroppo se cerco di allenare Pichu, mi va KO di continuo, quindi non si affeziona più di tanto a me. Dragon Fang, ok. Siccome non si affeziona più di tanto facendolo schiattare di continuo, perché muore facile, mu cioè muore. Va KO facilmente, quindi non ce la faccio ad allenarlo. E affezionandosi poco a me, non riesco a farlo. Ad arrivare al punto di farlo evolvere, purtroppo. Andare avanti in questo modo si sta rivelando molto più dura di quello che pensavo. Cazzarola, questo gioco ha un livello di difficoltà buonissimo. Non è semplice come sembra. Il livello di difficoltà è molto alto ed è davvero buono. Mi piace vivere vicino al mare. Oh, qua abbiamo le gemelle. No? Oh sì, andrei una torre però. Spiro. Era un buon allenamento per Pikachu. Per Pichu. Tanto devono anche Muten. Pichu al 22, perfetto. Vuole usare Buizel? Non posso mandare Pichu. No, contro un Buizel al 26. Ci muore malissimo, poverino. Facciamo castello di sabbia. Ok. Ok, questo qua è l'allenatore. No. Poi mi ha detto la spiaggia è un buon posto dove allenare i Pokémon elettro, dato che sono forti contro i Pokémon d'acqua. O una cosa del genere. Dunque, in Matari Island c'è una montagna mistica.
la sfera rossa e blu ci sono. Ok, stanno lì praticamente. Questo quello niente. Questo mi vuole sfidare. Perfetto. Cacchio, quanti ce n'hanno. Perché ho fatto. Ok. Apom. Vorrei far evolvere più che altro Muten in Blastoise, così almeno mi levo un pensiero. Levo piacere di far rotafuoco. Take down. Fight. Non ho fatto niente, King. Si è dimenticato che potevo usare delle mosse. Meglio così. Guarda qui. Ma qui ci sono delle cose, ok, non so cosa siano. Ok, dunque in questa Pokéball c'è Iperpozione. Tu sei un allenatore? No, sta cercando Pokémon d'acqua. Escape Rope, che è sempre utile. Cioè, non quasi mai, però. Allora, dicevo quasi mai, ma può tornare utile questa che fa castelli di sabbia. Tutti quanti gli stessi testi ci hanno, ma non capisco. Boh. Mandavo per no. No, 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 no. Dai, ok. Ah, Weasel? Ma ne rimango con Muten. A sto punto cerco di portarlo al 32. Oddio, il 32 si evolveva. Quando si evolveva? Croconaw? Dai! Oh! Wow! Mamma mia! Proprio te la fa sudare, te la fa sudare! Pozione su Pichu e super pozione su Muten. Sapete che faccio a Muten? Do a Muten. Allora, cos'altro che posso dare? PP up? No, non mi serve sta roba. Tu che mi dici? Niente, un test inutile. Andiamo avanti allora. Iper pozione. Si trovano molti oggetti comunque, sì, a dire il vero. È una buona cosa. Mi piace. TM18, molte TM sto trovando. Tu, questo qua, sempre gli stessi testi c'hanno. Mamma mia, non si è sforzato minimamente. Ah, Sampo. C'era. Ah, Samport City. Ah, quindi è City che c'ha le palestre, non Town. Ok, mi ricordavo male. Oh, me l'ho detto che non mi ricordavo bene come funzionava. Vediamo un po'. Ma no. Oddio, anche qui per allenare Pichu sarebbe buono come posto. Poison Barb, ok. Anche questo è un allenatore. Sto trovando molti oggetti utili e mi va benissimo, mi va stupendamente l'incanto. È perfetto, non potrei chiedere di meglio. Madonna. Shelder, no, continua a lottare. Ok, è finito l'effetto di Disable. Perfetto. Tu che mi dai? TM23? Quante TM? È una cosa che fa paura se ci pensiamo un attimo, eh. La sfera rossa, ma che palle! Ragazzi, sempre gli stessi testi! Cioè, che cazzo devo dire? Cioè, sempre quello mi ripetono. Ah, ci sono molti. Come molti marinai? Mi sono un Gyarados rosso. I miei preferiti. Cosa succede qui? Ehi, fermati. Capace quelli mi vogliono sfidare qui senza scudo. Allora andiamo. Vediamo un po'. Che cacchio è quello? Ciao Tare, mio nome è Steven e sono della regione di Hoenn. Ah, ok. Rocco. Adesso. Attualmente sono il campione della Lega di Hoenn. Ash mi ha detto di te. Potremmo usare. Potresti venirci in aiuto. Ciao, sono Lucas, il capo palestra della Simport Town. Steven e io stiamo aspettando. Ti stiamo aspettando così possiamo andare con lo Zeppelin ai Matari Island. Ash dice che hai. Delle abilità e abbiamo molte lotte che ci aspettano. Il team Steam. Ah, ok, sta praticamente. Il team Steam sta facendo casino.
E quindi devo andare a Imatari Island con voi. Quindi c'è, cioè, così. Wow. Secondo me ci siamo mossi di poco. Praticamente questa è solo una parte del gioco, cioè devo andare solo qui, rompere il culo al Team Steam e basta. Manta Bronzor. Andiamo Growlithe. Beh, insomma, questa parte si sta rivelando un pochino noiosa, devo dire. Ai termini di un Madonna. Ai termini di un Let's Play. Oh, cacchio, dovrei stare più attento quando leggo le cutscene. Allora, hanno risvegliato Groudon, praticamente. Ok. E probabilmente risveglieranno anche Gyarados, eccolo, infatti. C'è Gyarados, Kyogre. Sto rincoglionito, non ci fate caso. È il sonno. Oggi è il mio giorno fortunato, finalmente ti sconfiggerò. Davvero? Beh, mi sa forse proprio di sì, eh. Le miau. Ah, allora ti prendi da... Che cazzo, donna. Oh! Madonna. Certo che delle volte, cioè, ti parano davanti un Pokémon potentissimo. Che non riesce a sconfiggere, che cazzo devi fare? Fury Attack! Fury Attack, dai ancora, Fury Attack! Confuso Ray, è Fury Attack! Dai! È troppo divertente giocare così. È che... Madonna! Ok. Il Team Steam catturerà Pokémon leggendario ad ogni costo, ma non ci contare. Allora, certe lotte sono assurde, altre sono troppo difficili, altre noiose, altre inutili. Cioè, allora no, certi allenatori sono troppo forti per il livello che ho, a cui ho i Pokémon ora. Questi stronzi stanno facendo quello che faceva nella palestra Norman in Pokémon Horas, o comunque sia RSE. Praticamente li sta potenziando con X-Speed, X-Accuracy, insomma, e tutti quanti i prodotti quelli con la X, per capirci. Ed è un'incazzatura, mi fanno rimette, perché non ha fottutamente senso. Questa ROM è bella, è difficile, ma certe parti sono fatte col culo. Me ne sto rendendo conto parlando con tutti quanti gli NPC, purtroppo. Purtroppo è così, non va bene, non ci siamo proprio. Vabbè, allora ferma. Chi è che è morto? Solo Zoro Anguilla Ace, allora. Il Team Steam ti passerà sopra, idiota. Cioè, praticamente ti sorprenderà, ti farà a pezzi. Io, Sheila, ti distruggerò questa volta. Ma non esserne così sicura, cara. Infatti. Picciò 26, perfetto. Paragle. Che palle. Con ipnosi. Ah, però si è svegliato, è tornato a dormire. C'ha sonno, come me in questo momento. Ce la facciamo? Oh! Manda Drift Beam. Oh, potrebbe essere buono per Pichu. Che cazzo, ma dai! Fuffa. Non è buono per Pichu, no. Ah, è vero, è fantasma, madonna. Niente, ci è morto malissimo.
Ma vaffanculo. Fa sfogo lui. Le grandi boss stanno catturando i Pokémon leggendari per completare il loro magnifico piano. Non esserne tante sicure. Oh, ho 24 iperpozioni. Wow. Io, Andrelink, le fermerò. Dovrei revitalizzare Vullaby. Ho deciso, allenerò Muten, Pichu, Growlithe e Glemiao. 4 Pokémon sono più che sufficienti. Marina e terra. Uno vuole espandere il mare, uno vuole espandere la terraferma, marina e terra. Bravo, bravo, come direbbero gli inglesi. Bravo, Luca. Oh, cazzo, che te cieca. Tu di nuovo. Sembra che tu voglia proprio romperci le palle, eh? Sì, praticamente è quello. Way, sexy beaches, mar e terra. Cos'è questa sensazione che mi sale dentro? È il vomito. Mamma mia. Perché hanno un Blastoise al 32 e io ho ancora un misero. Vabbè, niente, mi stavo per far cascare tutto addosso, ma niente di che. Io ho messo Muten Wartortle al 33 e loro hanno un Blastoise al 32. Questa cosa non mi piace. Andiamo a morsi? Oh, pollice più veloce. Non ci sono più pipì. Oh, withdraw. Dai, ok. Perfetto. Ho dell'etere. Lo sniffo tutto. Andiamo a morsi, andiamo. Cazzo, si è potente però coi morsi questo tizio, eh. Nonostante. Ah, morso qua è speciale. Devo andare a dormire, non può essere giocare così. Ah, fammi controllare, fammi controllare. Cos'ho? Iperpozione. Infatti, ma perché mi fa tutti quanti questi danni nonostante io abbia fatto 4. Pichu, dammi una mano. Niente, Pichu è morto male, pure lui. Cazzo. Cioè, devo perdere qui io, fammi capire. E non vado a perdere qui, cazzarole Electros. Ma perché hanno Pokémon? Niente, ho perso, dai. Che cazzo devo fare? Non si può sempre vincere. Allora, io direi che è ora di andare a rectare un po' di culi del Team Steam con il mio brufolo. Mamma mia, mi è cresciuto questa notte. Ma perché? Non mangio cioccolata, mangio solo roba grassa, niente cioccolata. Ah, forse la cosa è correlata. Ma vabbè, dai, andiamo a prendere, a cacciare un po' di culi del Team Steam. Ok. Sì, però le transazioni un pochino più svelto, eh. Allora, ho letto che c'è un altro gioco che è difficile, tra virgolette, come Pokémon Light Platinum, ma siccome sono coglione mi sono dimenticato di scriverlo. Era su un video di YouTube, ma non mi ricordo quale. E quindi non mi ricordo come andare a prenderlo, a recuperare il nome. Però sembrava davvero bello, davvero interessante. Allora, sto lasciando crepare, tra virgolette, di proposito i miei Pokémon perché contro Bla. Sì, senti però, allora, mi sbagli 3 volte il takedown, 2 volte quello che era. Cazzo, vuoi colpirlo almeno una volta? Una, non dico tutte, una. È paralizzato. E Muten flincia. Sì, vabbè, oh, cazzo, non funziona mai a me protezione 2 volte di fila. A lui funziona perché. Oh, Blastoise è crepato. Ha Electros. E merda. Ah. Che bello. Ho un solo revive. Non ho i soldi.
Bind, con un bind manda KO. Fresca, zio. Iperpozione. La uso su Muten. Non so se Electros ha effettivamente mosse elettro. A parte Charge. Fury Attack. Un po' di danni li faccio. Gli faccio, non li faccio. Io volevo dire gli a lui, non li faccio, capito? Nel senso che faccio danni. Perché l'italiano va parlato correttamente. Io l'unica cosa che posso fargli è bite, morso. E se lui finché mi flincia, io sono contento. A posto, è fatta allora. Rhydon. Ok. Ok, è fatta. Anche se sto registrando in un altro giorno, ovvero da ieri a oggi, praticamente caricherò questa parte in questo video, cioè la editerò insieme all'altra parte che sarebbe questa. Quindi, ok, insomma, tutto quanto in un video la vedete. Perché perdo tempo a spiegare queste cose? Nonostante la nostra sconfitta, il nostro piano è completo. È ancora completo. Abbiamo risvegliato i Pokémon leggendari Kyogre e Groudon. Dico Kyogre perché Kyogre non mi piace, ok? E li cattureremo ad ogni costo. Ma li avete risvegliati. Non potete catturarli. Ah, oh, ho mandato avanti veloce perché qua le transazioni non finiscono mai. O transizioni, chiamatele come vi pare. C'è il sole. Eh no, mo mi incazzi, io faccio venire la pioggia, bitch. Non dirmi che dobbiamo andare... Guardate quanto dura! Mio Dio! Arriva Arceus e Steve, tranquillo. Arceus sta usando i suoi poteri telepatici per cancellare le loro memorie. Stai bene, Tara? Stai dormendo da 3 giorni. Non so veramente cosa sia successo, ma il Team Steam è scomparso e la Sfera Rossa e Blu sono state assorbite nell'isola Imatari. E non saranno mai più usate. Siamo salvi per ora. Ma tornerò ai miei doveri e Luca ha chiesto di incontrarti a Simport, alla faro di Simport City. Ok, buona fortuna. Ma che letto è? Che non ci posso camminare, voglio saltare sul letto. Mamma, tu non sei la mia mamma. Naturalmente noi siamo in una casa di uno sconosciuto. E stavo giocando con i vari filtri di Visual Boy, ma ho scoperto che il filtro migliore, o meglio... I due filtri migliori sono praticamente questo e un altro che non vi sto a far vedere perché no, non avrebbe senso. Dunque devo andare al faro di Samport, ma questo lo farò nel prossimo video. Cioè lo so che praticamente sarebbe stupido dire, ma come, hai registrato per 3 minuti e già vai, finisci il video? Sì, perché tanto mo ne registro un altro e spiego ancora cose che non interessano a nessuno, ma va bene. Quindi, per questo video è tutto, Cuge, spero vi sia piaciuto. Come in ogni video vi ricordo che in descrizione trovate i link alla pagina di Facebook, i link alla pagina di Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!